Alcuni già bilancio della regione? Oh, però poi voglio anche gli studenti e delle donne, eh? Se no. Tanto grazie agli amici dell'Accademia, grazie sincero a Romano Prodi, che è una costante, confortante presenza che ci aiuta a trovare l'essenziale nel mare della confusione. La mia domanda parte da tre beni del professor Prodi come analista planetario, oltre che come uomo politico. L'ultima è la battuta a cui ho fatto da ultimo riferimento, è l'interesse Europa-Cina a organizzare un intervento strategico in Africa, per dei motivi che appena accennato, che sarei contento potesse, diciamo, su cui si potesse diffondersi. Il secondo aspetto riguarda un impegno formalizzato che il professor Prodi ricevette nel 2013 da Ban Ki-moon come delegato del SEC. Il problema dell'immigrazione, come tutti quanti dicono, non può essere l'agitazione o gli ostaggi tenuti sul mare in queste settimane. Il problema strutturale si svolge dall'Oceano Indiano all'Oceano Atlantico nella fascia subsahariana, e le proposte di allora, io ricordo l'istituzione di un fondo per il Sahel, finanziato tra l'altro direttamente dagli stati europei e dall'ONU, poteva rappresentare una soluzione strategica. Da ultimo, perché è oggetto di un libro, di interventi ripetuti del professor Prodi, una qualche notizia sul piano che lei ha presentato a gennaio, il cosiddetto piano Prodi sulle infrastrutture sociali a Catania. Era il braccio sociale dell'integrazione che poteva dar forza a un rilancio. Purtroppo se ne sono perse le tracce, ma anche quel piano potrebbe essere la base per un confronto strategico di cui non sia più, come dire, il perimetro, ma che dovrebbe invece connotare il confronto tra le forze politiche e quelle sociali in vista della campagna elettorale di primavera. Se non su quel piano, su quali temi si dovrebbe svolgere? Grazie. Dipendono sempre più da noi, dalla Cina,
io ancora continuo a sfruttare. Volevo chiederle, dopo questa analisi un po' rapida, perché naturalmente potrei parlare molto più a lungo, ma è lei che deve parlare con io. Vorrei chiedere come vede la possibilità di uno sviluppo dell'Africa. Sono state recentemente ad uno dei nostri convegni di ambasciatori al Poso e discutevamo appunto sull'Africa in particolare. E qualcuno ha detto, ma comincia a crescere il 3%. Per far fronte alle necessità dell'Africa ci vorrebbe una crescita a due cifre, almeno come è successo in Cina. Il 3% è un'inerzia inutile e tra l'altro i due più grandi paesi, l'Africa del Sud e la Nigeria, che sono ricchissimi, potrebbero fare molto di più di quello che fanno, anzi fanno poco e fanno male. Allora, siccome lei però ormai ha un'esperienza allargata sull'Africa, volevo chiederle che cosa si dovrebbe fare di utile, se non altro per svegliare i governi locali. Grazie. Una terza domanda? Domanda però, Sì, cercherò di essere breve per introduttivo. Io innanzitutto mi dichiaro europeista convinto e vorrei riportare la discussione più sull'ortigiano di casa nostra. E io ho molto interesse sul fatto che adesso si parla molto di sovranismo, populismo, cose di questo tipo qui. E il concetto di Europa viene messo spesso sovente in discussione. Allora l'idea è questa, visto che lei comunque ha fatto una discreta, tra virgolette, carriera politica e ha occupato posizioni molto molto rilevanti. Per cercare di portare l'Europa dove tutti noi vorremmo, quindi adesso c'è diciamo la deriva Stati Uniti e Cina e l'Europa che subisce tra virgolette nel mezzo, per riportare l'Europa là dove lei compete, cosa dovremmo fare? Soprattutto in passato è stata presa qualche decisione sbagliata, dove abbiamo sbagliato? Questo io credo che sia molto utile soprattutto per i giovani che non magari i periodi storici ne hanno vissuti molto meno di noi, me compreso, che comunque non mi reputo vecchissimo, e soprattutto perché adesso c'è America First, italiani per primi, c'è tutto questo moto che punta al sovranismo, scaturisce sicuramente da qualche errore, se ne abbiamo fatti quali sono e soprattutto cosa potremmo veramente fare a partire proprio dalla base, non dico solamente le sentite politiche. Io penso che l'esercito comune sia una buona idea, come penso anche la politica fiscale dovrebbe essere una buona idea. La monetaria ce l'abbiamo già, la moneta l'abbiamo, ma è messa in discussione anche lei. Questa è la domanda. Grazie mille. Grazie. Rispondo da qua. Prima domanda, Europa e Cina in Africa. Non è mica semplice, ma perché? Se c'è intelligenza politica si può fare. Perché? Sia la Cina che l'Europa stanno diventando antipatici in Africa, cioè scusate se uso questi termini, ma ci sono crescenti frizioni ed entrambi abbiamo bisogno di, uso la parola annacquare che non va bene, ma di ammorbidire questi aspetti. Quindi un intervento comune oltre a dare la dimensione decolonializza anche il problema del rapporto con l'Africa, che è delicatissimo, non viene alla superficie sempre, ma è ancora delicatissimo e molto forte. In questo senso dico, se ci fosse intelligenza politica, questo ci serve. E sovvertendo delle domande, leggo questa, voglio legare questa risposta a quella altro dell'ambasciatrice sulla sviluppo dell'Africa, a parte il fatto che essere stata ambasciatore in Afghanistan ne fa un eroe nazionale, devo dire signor, perché forse non sanno cos'è l'Afghanistan e la vita che fa un ambasciatore lì, ma comunque guerra che non finisce più, una delle guerre che non finisce più, non se ne parla più, ma c'è ancora questa guerra, eh? Abbiamo ancora i nostri soldati in Afghanistan. Allora, legata a questo, diceva, ma lo sviluppo dell'Africa, come si può fare? Perché
tutta la sua situazione è perfetta, sì, è vero, negli ultimi anni si è sviluppato un po' di più del resto, 3,5-4%, però pensate che nonostante lo sviluppo un po' maggiore rispetto al resto del mondo negli ultimi 10 anni, il prodotto nazionale lordo africano oggi come percentuale di quello mondiale è uguale a quello del 1980, quindi un pochino su, ma l'Africa è ancora. Qual è il problema? Il problema è che ha sollevato la Pasciatrice. Cioè, signori, qui i governi africani sono incredibili perché noi ci vantiamo di avere imposto la democrazia. 35 paesi africani fanno le elezioni regolari, ma a parte la regolarità delle elezioni, quando diventano eletti, ritengono che il voto popolare diventa proprietario del paese. Cioè, adesso le tensioni politiche che abbiamo in Africa sono tutte causate da governanti che dovrebbero scadere secondo la Costituzione e non ne frega assolutamente niente della Costituzione. E abbiamo continue tensioni di questo tipo, per cui è proprio vero che la situazione all'interno è difficilissima da risolvere. E per questo che ci vuole un'azione. Ma il problema è che, ed è, vedete perché prima sono partito col discorso dell'autoritarismo, eccetera. Perché è chiaro che governi di questo tipo non ne frega niente alla democrazia. Il loro obiettivo è un governo autoritario. Ci sono però dei passi in avanti in Africa. Il primo è che quest'anno l'Unione Africana ha fatto un'unione doganale molto ampia. Non vi partecipa la Nigeria, che da solo ha 200 milioni di abitanti e che a metà del secolo avrà più abitanti dell'Europa, ripeto, la Nigeria avrà più abitanti dell'Unione Europea, quindi per dire che bisogna. Ma l'Unione Africana ha cominciato ad abbattere le domande della maggioranza sud dei paesi africani. Qual è però il problema? E qui gli investimenti da fare. Che è inutile che noi abbattiamo le barriere doganali se non ci sono le strade, se non ci sono le ferrovie, se non ci sono i trasporti. Lo sviluppo si cambia negli ultimi anni. Perché è avvenuto? Non è un paradosso, due sono le cause. Gli investimenti cinesi e i telefoni portatili. Vi farà ridere, ma è l'unica infrastruttura che c'è in Africa. Perché le antenne, un investimento da poco, si possono mettere tutti, ci si è fatto questa antenna leggera, l'energia necessaria è un pochino. E se voi fate una correlazione economica, dove il telefonino lo sviluppo economico, non arriva a adesso naturalmente sto semplificando, no? Ma per dire che o noi creiamo un mercato africano, se non sono 54 paesi, gli unici paesi che possono avere un mercato interno sono l'Egitto, un po' il Sudafrica, la Nigeria e l'Etiopia. Gli altri non hanno paesi. È importante, cosa che i giornali italiani hanno riportato solo di striscio, questo nuovo corso fra Etiopia ed Eritrea. Io ho fatto la scuola tanto fra Etiopia ed Eritrea, una guerra che abbiamo ignorato, anche se si tratta di paesi l'Italia ha avuto, che ha fatto, dicono tanto, 100.000 morti, no? E che è andato avanti 21-22 anni, sono cominciato nel 98, nel 2000, sì. Quindi adesso improvvisamente sembrerebbe che ci fosse la pace, e qui tra l'altro una politica italiana seria dovrebbe dire, beh, noi tutta l'Africa non possiamo farcela, ma ci prendiamo cura di Libia, di Eritrea e di Etiopia, perché sono i paesi che nonostante tutto ci sono più affezionati, nonostante tutto, e con i quali abbiamo un rapporto. Se voi andate alla Smara, è l'unica città italiana esistente al mondo, è la Smara. Ma è una roba che non avete idea. Caffè Dante,
circolo degli italiani, veleno Fiat, con le vetrine vecchie, mi sta solo che non vanno più, ma sono lì. Voglio dire, c'è stato questo dittatore, questo terribile periodo storico, no? Ma adesso c'è una speranza di pace, non vedo dire ma riprendiamo la storia, no? Riprendiamo la storia perché, vabbè, chiudo la parentesi. E allora dicevo, noi abbiamo queste possibilità di sviluppo solo se le infrastrutture legano i diversi mercati e le dogane e a patto. Allora c'è interesse agli investimenti. Però l'ultima osservazione che voglio fare dell'Africa, la seconda grande tragedia africana, oltre al problema dei giovani disoccupati, eccetera, è l'urbanizzazione selvaggia. Cioè, non avete idea cosa sono le periferie africane, cioè, queste enormi metropoli asiatiche nascono con una logica, con un ordine. Le metropoli africane sono una roba impressionante, ecco. Per quello c'è bisogno proprio di un forte intervento su questi aspetti fondamentali. E sempre legata all'Africa, la proposta del fondo SRL è andata nel nulla semplicemente perché nessuno ci ha messo dei soldi, cioè le Nazioni Unite non hanno più l'autorità che avevano poco tempo. Adesso uno dei grandi problemi è proprio la caduta di autorità delle Nazioni Unite. Abbiamo un segretario dell'ONU che è umanamente straordinario. Quando ha finito di fare il ministro portoghese, andai a trovarla a Lisbona, per Gabamos, e faceva volontarie lezioni di aritmetica ai ragazzini della periferia. Bene, è un anno e mezzo che il segretario non esiste. Anche le ultime tensioni, no? Abbiamo sentito. Ma perché? Non perché non abbia la buona volontà, nel senso della pace. Perché ormai il potere è passato al Consiglio di sicurezza direttamente, cioè proprio. E questo è un altro problema gravissimo, che è passato sotto silenzio nell'umanità. Prima dicevo, ma forse abbiamo un segretario, che non... ma adesso proprio è uno che faceva volontariato e che non esiste. Questo è perché non viene fatto esistere tra i grandi potenze. Allora, il piano di infrastrutture sociali, questo io spero che vada avanti, non è stato molto interessante perché l'hanno presentato tutte le 28 casse depositi e prestiti di tutti i paesi europei. È un caso abbastanza unico, dove non c'è la cassa depositi e prestiti, ma anche pure. Quindi è un piano veramente enorme, 150 miliardi all'anno, realistico, perché con le garanzie delle casse di deposito prestiti ci sarebbe, si trova tutto il denaro che volete, all'1% di interesse all'anno, cioè sostanzialmente per tutto. Non viola le competenze degli Stati, perché ricordatevi che riguarda tre cose, scuola, sanità e case popolari, edilizia sociale, che adesso la parola inglese, la parola sociale usa che si chiama affordable housing, case che si possono affrontare, noi le chiamavamo edilizia sociale, mi sembrava un nome buono, insomma, però non usa più. Sono questi tre campi, no? E che sono di competenza degli Stati e delle regioni, nessuno vuole togliere questa competenza, si mettono solo a disposizione degli Stati e delle regioni le risorse finanziarie per farle. Quindi un rispetto assoluto, però deve essere ratificato e qui il processo è lento, la Commissione non l'ha ancora preso in esame, però è sul tavolo. Katainen, come è stato ricordato, che pure è un farco, ne è rimasto entusiasta, no?
E, detta parentesi, non c'entra quello che ci facciamo, la cosa impressionante è il peso che assume la salute. Diventa, con l'invecchiamento diventa dominante, no? Rispetto sia a scuola che a case popolari, che poi sono due problemi grandi, la salute sta diventando il nightmare, no? Come si dice, l'incubo della futura Europa. Ultima domanda, che cosa dovrei fare l'Europa? Io realisticamente, ripeto, fino a qualche mese fa, ritenevo che fosse realistico impostare un'Europa cosiddetta due velocità, cioè paesi grosso modo quelli dell'euro che facessero il passo avanti sia in economia sia nella difesa e nella politica estera e poi gli altri vengano quando vengano, perché mettere a bordo l'Ungheria o la Polonia non ci possiamo neanche pensare. Oggi, con le rotture che vi ho detto, con le tensioni che vi ho detto, rimane un problema più complicato. Ecco. Vi ringrazio e vi auguro buon appetito.